Adesso passiamo alle cose serie. La cosa con cui ci siamo lasciati l'ultima volta era che vi avevo fatto vedere che un passo di eliminazione di House si può rappresentare come applicare la stessa matrice non solo al vettore B ma a tutte le colonne. Per esempio, il passo di eliminazione di Gauss era passare da un vettore B, per esempio così, a sommare per esempio B2 più 2 volte B1 e B3. Ok, questo è applicato al vettore B, la mossa base che fate. Quello che vi ho detto è che questa cosa si può scrivere come un prodotto matrice per vettore. Ricordate le regole che si erano dette. La prima riga di questo prodotto è un prodotto scalare, quindi questo numero per questo numero, di questo numero per questo numero, di questo numero per questo numero. Quindi chi dobbiamo mettere nella prima riga perché venga B1? Dobbiamo fare 1 volte B1, poi 0 volte B2, poi 0 volte B3. Okay. Alla seconda riga deve venire 2 volte B1 più B2, quindi dobbiamo mettere un 2P. 2 volte B1, più 1 volta B1, più 0 volte B3, e alla terza mettete questa, ok? Questa chiamiamola E, per esempio. Quindi un passo di eliminazione di Gauss consiste nel passare da B a E volte T. E la stessa operazione, se ci pensate, la fate da B a E volte B. E matrice volte matrice. E la stessa cosa succede a tutte le colonne di A. Se ci pensate, la vostra matrice A della volta scorsa, che era questa, 2, 4, meno 2, 4, 9, meno 3, no, in realtà questa non va bene perché, no, se no non dovete fare più 2, se no dovete fare meno 2, quindi mettiamoci un meno. Questa qua facciamo la stessa cosa, devo fare x uguale B1, B2, B3, questi lasciamo lì generici, non sostituiamoci dei numeri. Quelli che sono arrivati ora, se mi sono perso, ho detto che i ricevimenti saranno mercoledì alle 2, ok? Ok, applicare un passo di eliminazione di Gauss, dicevo, vuol dire applicare la matrice. Per come è fatta questa matrice, quello che dobbiamo applicare non è più quella di prima, ma dobbiamo metterci un meno 2 stavolta. Questo meno 2 perché dobbiamo fare 4 meno 2 volte meno 2. Applicare la stessa matrice E al primo vettore 2, 4, meno 2, la prima colonna, questa, e viene, se applicate quella matrice, fate il prodotto matrice vettore, viene 1, 0, 0, 2, 4, 2, meno 2, poi meno 2, questo non si cancella, poi meno 2 1 0 meno 2 4 2 dove c'è qua che fa 4 meno 2 per 2 quindi viene a 0, terzo elemento 0 0 1 per 2 4 meno 2 e viene meno 2. Ok, questi sono semplicemente prodotti riga per colonna.
dobbiamo applicare la stessa matrice anche a questo vettore. Quello che abbiamo messo qui era 1, 1, 1, 1, 2. Il vettore che abbiamo scritto qui. Il vettore che scriviamo qua dovrà essere la solita matrice di eliminazione che abbiamo scritto in questo modo per la seconda colonna lì. 8, 9, meno 3. Questo prodotto, se lo fate usando le solite regole, 1 per 4, 0 per 9, 0 per meno 3, va bene 4. Poi cosa c'è? Meno 2 per 4, meno 2 per 4, più 1 per 9, più 0 per meno 3. Questo viene 9 meno 2 per 4 viene 1 e l'ultimo elemento viene 0 per 4 più 0 per 9 più 1 per meno 3 viene meno 3, ok? Di nuovo, terza colonna, dobbiamo applicare questa matrice e dobbiamo moltiplicare per la terza colonna della matrice che veniva presa, quindi 1, 2, 1, 3, 7. Arriva la solita, 1 per meno 2 più gli altri sono 0, posso evitare di stare a controllare. Poi meno 2 per meno 2 più 1 per meno 3 più 0 per 7. Quindi viene 4 meno 3, 0 per 3 è 1. 1. L'ultimo elemento, 0, 0, 1, meno 2, meno 3, 7. Quindi qua c'è un 7, ok. Penso che sia giusto così, no? Perché lo ottieni da questa riga, da questa colonna, meno 2 per 2 più 1 per 4. Ok, stai parlando di qui, dici? Ok. Vedete, questa è esattamente l'eliminazione di Gauss che abbiamo fatto la lezione scorsa, riscritta come moltiplicazione. Ora, questo fatto di applicare la stessa matrice a tutte le colonne di un'altra matrice. Vedete, qua abbiamo moltiplicato per la matrice che abbiamo chiamato E tutte le colonne di questa matrice. Questa è un'operazione molto frequente per cui gli si dà un nome, si dice che questa cosa vuol dire moltiplicare, cioè se questa matrice la chiamiamo A, quello che avete fatto è prodotto matrice E per matrice A. Questo è il prodotto di matrice, diciamo. In generale questo è più complicato, però può essere già un buon momento per introdurre una serie di operazioni che possiamo fare sulle matrici. In generale, cos'è una matrice? Una matrice è operazioni su matrici. Si vede niente. La matrice in generale ne abbiamo viste soprattutto quadrate finora, però in generale potete mettere un rettangolo contenente dei numeri, ok? 1, 2, 5, meno 3, y, 5 mezzi. Riempirla come volete, questa qui è una matrice, si dice 3 per 4. Qua sono 3 righe,
e ho 5 colonne. L'insieme delle matrici erano M3N, qualunque lunghezza che voi volete, qualunque numero di righe per qualunque numero di colonne, si indica con questa notazione. Matrici M3N, e di solito si specifica anche dove stanno i coefficienti. In questo caso sono numeri reali, quindi mettiamo la F, ok? Sono stati numeri naturali, possiamo scrivere numeri naturali qui, complessi, avete visto i numeri complessi da qualche parte, vero? No. Ok, dove analisi immagino. Altra notazione, a volte si scrive solo la M, o a volte si usa anche questa notazione, semplicemente R alla M. Possibili sono queste. Quindi in questo caso questa matrice qui che abbiamo scritto appartiene a, se usiamo la prima, matrici, 3 righe, 5 colonne, coefficienti in R. Ok? La matrice che abbiamo scritto alla pagina prima è una matrice 3 righe per 3 colonne. Che operazioni si possono fare sulle matrici? Se avete due matrici della stessa dimensione, potete sommarle esattamente come facevate con i vettori. Numeri nello stesso posto si sommano. Sommato i numeri che stanno nella stessa posizione. Questo 1 più questo 5 danno questo 6. Ok? Poi cosa potete fare? Potete fare il prodotto per un numero, un reale, che si chiama di solito prodotto per scalare. Semplicemente, come con i vettori, moltiplicate tutti gli elementi. Quindi se io prendo il numero 3 mezzi e lo moltiplico con la matrice di prima, questo qua, 3 mezzi per 0 fa 0, 3 mezzi per 1, poi 3 mezzi per 2, qua viene 3, e qua c'è 3 mezzi per 3. Insomma, prodotto scalare, cosa potete fare? Potete moltiplicarle l'una con l'altra, come vi ho detto prima. La regola per fare questo prodotto è quella che abbiamo visto prima. Ogni elemento qua può fare il prodotto tra gli elementi di cui il primo numero che va qua in quest'angolo è il prodotto degli elementi della prima riga per gli elementi della prima colonna, quindi 0 per 4 più 1 per 6, in questo caso per 6. Poi chi va in questa posizione? Prima riga per seconda colonna, 0 per 1 più, scusate, 0 per 5 più 1 per 7. Qua
qua sotto, in questo angolino in basso a sinistra, ci vado 2 per 4, 3 per 6, secondo rigo, prima colonna, 2 per 4, 8, 6 per 3, 18, 18 e 8, vado molto sapete. Questa riga per questa colonna, ok? L'ultimo numero, questa riga per questa colonna, 2 per 5 più 3 per 7, 10 più 21, 31. Sono noioso, però questo corrisponde a quello che abbiamo visto prima. Applichiamo la matrice, moltiplichiamo questa matrice qua che sta a sinistra per ogni colonna della matrice di destra. Quando potete fare questo, allora, innanzitutto la somma, quando potete fare questa somma, non è che potete sommare due matrici. Se io adesso cerco di sommare una matrice con una più grossa, e questa non si poteva fare, ok? Quindi potete sommare matrici che hanno le stesse dimensioni. B devono stare nello stesso spazio, lo chiamiamo, però viene da chiamiamo matto. Quando potete moltiplicare per un numero, per uno scalare, sempre, ok? La regola è moltiplicare tutti gli elementi per quel numero, ci farà sempre. Per fare questo prodotto matrice matrice, cosa vi serve invece? Vi serve che i numeri che avete su ogni riga siano uguali alla quantità di numeri che avete su ogni colonna. Okay. Questo come si scrive? Si scrive che A per B. Posso farlo se chiamiamo m per n le dimensioni di A, vedete che la seconda dimensione di A, numero di colonne, sia uguale alla prima dimensione di B, numero di righe. N per, diciamo, questa seconda dimensione qui deve essere uguale a questa dimensione qui, perché se no avete un vettore, se questa avesse avuto tre colonne non riuscivo a moltiplicarlo perché un vettore di una dell'altro. Però in generale potete moltiplicare anche matrici più strane. Questa è 2 per 3, possiamo moltiplicarla per esempio per una 3 per 4. 0, 0, 1, 0. Questo è 2 per 3 e questo è 3 per 4, vedete? Vedete sempre il numero di riga. Volete, questo si riesce a fare, come vi dicevo sono noioso. Per esempio, il numero che va qua lo ottenete come 2 per 0 più 1 per 1 più 3 per 2.
se volete una formula generica. Chiamiamo gli elementi di A con un nome, abbiamo detto di solito si usano lettere minuscole per indicare gli elementi di una matrice che hanno nome della stessa lettera minuscola, per esempio matrice A grande, elementi A piccolo. Quindi A1, 1, A1, 2, A1 per numero di colonne. Sarà 1, 1, A2, 2 e fino a 2n. L'ultimo elemento qui in fondo cosa sarà? Abbiamo detto che A ha m righe, questo dice qui. Quindi qui in fondo avremo A m1, si legge con m righe o troppo piccolo. Qui leggo quello che lo scrivo meglio. Sarà AM2 e qui in fondo avrete AM, ok? Questi qua sono due indici diversi, che non vuol dire fate il prodotto tra M ed M, questo è primo indice di righe M, secondo indice di colonne N, ok? Sempre prima riga e dopo colonne. E poi prendiamo un'altra matrice di 1, 1. Di 1, 2 fino a P1, dimensioni dovrò avere per S perché funzionasse il prodotto, abbiamo detto N per P, quindi P colonne, quindi questo è un P. Queste righe e colonne, fate il prodotto con una riga di A e una colonna di P. Si chiamiamo C, la matrice prodotto, A per B. CJ, come si può scrivere? Questo sta sulla iesima riga di I, quindi dovete prendere la iesima riga di A. AI1. E moltiplicarla per la j-esima colonna di B, quindi B1j, B2j, B3j, più AIN per BNJ. Questo, se volete, potete scriverlo come una sommatoria, ci sarà un nuovo indice, chiamiamolo K, K che va da 1 a n, a ik, scrivo meglio, però la formula è sempre la stessa, a prima sono scritto con un po' di lettere. Casi speciali di questo cosa sono? C'è un caso speciale che avete già visto ed è il prodotto matrice vettore. Cos'è il prodotto matrice vettore? Domanda? Le dimensioni di C sono le due dimensioni esterne. Se no,
avete ottenuto moltiplicando una matrice m per n per una n per b. Le sue dimensioni sono m per b. Ok. Il numero di righe sarà uguale al numero di righe di A, da cui siete partiti, il numero di colonne sarà uguale al numero di colonne di B, da cui siete partiti. Disegniamo anche qua, vedete questa matrice, la vicina. La prima riga di questa matrice la ottenete qua, prima riga di A per le varie colonne. La seconda riga di questa matrice la ottenete con la seconda riga di A per le varie colonne. Ok. 2 per 3, 3 per 4, e il risultato è 2 per 4. Proprietà soddisfano queste operazioni che abbiamo definito sulle matrici. Sono di abbastanza semplici da verificare. Scusate, finisco di scrivere questo che verifichino. Per ogni due matrici, per cui potete fare la somma, A più B è uguale a B più A. Ok? Se voi prendete lo stesso scalare, il numero, un C, che voi moltiplicate per la matrice A più B, questa è la stessa cosa che fare C volte A più C volte B. Ok? Perché questo non mi avrebbe sorpreso particolarmente. Poi cosa potete fare? Proprietà associativa della somma. Di C. E questa stessa proprietà che mi è scritto qui sotto, quindi che potete espandere questo prodotto, vale anche per i prodotti di matrice, quindi vale anche se questa C è una matrice. Questo lo scrivo come C grande, matrice, A più B, uguale a C A, e C B. Per ogni ABC di dimensioni, di solito si dice compatibili, dimensioni per cui queste cose sono definite, ok? Quindi dovete controllare che il numero di colonne di C sia uguale al numero di righe di A. Cos'altro è vero? È vero che se potete fare due diversi prodotti, non conta come mettete le parentesi, quindi A per B, poi moltiplicato per C, è uguale ad A, poi moltiplicato per B e C. Okay, potete farle nell'ordine che volete. Quindi non serve stare a mettere le parentesi ogni volta, posso scrivere semplicemente A per B per C. E una proprietà che soddisfa è questa, che ho fatto vedere con il prodotto con questa C a sinistra per A più B. La stessa cosa succede se moltiplicate C a destra, se voi fate. A più B per C uguale a AC più BC. Ok, forse questa cosa mi sorprende un attimo, perché ve la sto scrivendo prima a sinistra, poi a destra. Non è la stessa cosa. E la risposta è che no, non è la stessa cosa. Perché moltiplicare le due matrici in un ordine e nell'ordine opposto sono due cose molto diverse. Vedete, cosa vi ho detto? Prima vi ho detto che se io avevo una A 2 per 3, potevo moltiplicarla per una matrice 3 per 4 e ottenevo una matrice 2 per 4. Perché potevo fare questo prodotto? Perché le dimensioni erano compatibili.
A 2 per 3, B 3 per 4. Devo fare le righe di A, le colonne di B e le righe e le colonne hanno il numero giusto di elementi, hanno lo stesso numero di elementi, per cui riesco a fare il Se io voglio fare il contrario di per A, questo non si riesce a farlo perché avranno più lo stesso numero di elementi. Dovrei fare ogni elemento di questa riga moltiplicati uno all'altro gli elementi di questa colonna, ma non avranno lo stesso numero elementi. E anche quando entrambi i prodotti si possono fare, qua è un caso facile in cui potete fare A per B, ma anche B per A. Quando sono tutte quadrate, esatto, quindi potete fare, che so, per esempio, questo è un prodotto che potete fare. Cosa avviene? Al solito, la riga per colonna, 3 per 1 più 0 per 0 fa 3. Poi cosa devo scrivere qui? Devo scrivere prima riga per seconda colonna, 3 per 2 più 0 per 3, quindi qua 6. Sotto qui ci va 0 per 1 più 5 per 0, quindi qua c'è lo 0. E infine nell'angolino in basso 0 per 2 più 5 per 3, seconda riga, seconda colonna. Sì, anche quello potete farlo, hai ragione. Quello è un altro caso in cui si possono fare sia per B che di per A. Sono uguali. Puoi fare m per n. Vediamo questo caso. Quello che volevo farvi vedere è che se voi fate A per B viene questo, se voi fate B per A viene una cosa diversa. Ok, questi due non sono uguali. Perché non sono uguali? Prendiamo per esempio questo elemento. Cosa dovete fare? 1 per 0 più 2 per 5 per ottenere l'elemento che sta qui all'angolino. E quindi qui viene un 10. Okay. Gli altri, per come ho scelto questi esempi, sono uguali. Però non aspettatevi che questa sia una cosa che succede sempre, ok? In questo caso non è ancora uguale, però se prendiamo due alternatrici può darsi benissimo che siano tutti e quattro diversi, okay? In generale A per B è diverso da B per A, quindi tutte le volte che fate operazioni con matrici dovete stare attenti a come, a in che ordine le prendete, non siete più liberi di scambiarli. Questo, come avete visto, sopra valgono praticamente tutte le proprietà algebriche che vedete qua. A per B diverso da B per A. Bisogna sempre stare attenti all'ordine. Gli esempi particolari di prodotti matrici vettori che abbiamo visto, scusate, prodotti tra matrici che abbiamo visto, è come vi stavo dicendo prima, un caso particolare è il prodotto matrice vettore. Un vettore
se volete, potete vederlo come una matrice n per 1. E come già sapete, questo qua è un vettore n per 1. Ok? Altro caso particolare è il prodotto tra quello che si chiama un vettore riga e una matrice. Cos'è un vettore riga? È un vettore scritto in orizzontale anziché in verticale. Quindi una matrice. Una riga per n colonne, tra i due sottoattori. Questa parte moltiplicata. N per n, vedete, le dimensioni interne devono sempre confacciare. Questi potevano essere anche, diciamo, avrei potuto anche farli così, volendo. Questo è un m e questo è un n. Ok, l'importante è che confacciano le dimensioni. Vettore riga, di solito. Oppure un altro, se volete specificare che è in colonna, a volte si chiama vettore colonna. Quando non si dice niente, di solito si intende per colonna, perché è una convenzione. Non c'è un vero motivo, in realtà. Tutte le cose che noi facciamo con i vettori colonna potremmo farle con i vettori riga, quindi sarebbe quasi un buon questione di convenzione. Altri casi particolari, cosa sono? Potete prendere un vettore riga e moltiplicarlo per un vettore colonna. 1 per n, 1 per 1. E questo viene 1 per 1, un numero, ok? Questo è quasi quello che nella prima lezione vi ho chiamato prodotto scalare, ok? Questo proviene 2 per 1 più 4 per 0 più 6 per meno 1, che fa 2 meno 6 meno 4, ok? Tutta la riga per vettore colonna, 2 è meno. Se li moltiplicate al contrario, invece, anche questo si può fare, n per 1 volte n, e fa una matrice, questa volta, piena. Rossa, non più, non rosso. Riga per prima colonna, 1 per 2, 2, poi cosa c'è? Prima riga per la seconda colonna, vedete come mi finiscono subito qua, 4, e 1 per 6 fa 6, seconda riga, 0 per 2, 0 per 4, 0 per 6, meno 2, meno 4, meno 6, ok? Questi due prodotti al contrario fanno cose diverse. C'è un'altra matrice particolare che ci interessa considerare. Ok, tutto ancora acceso per fortuna. C'è un'altra matrice particolare che ci interessa considerare, che è la cosiddetta matrice identità. La matrice identità è una matrice che non fa niente. Se voi prendete un vettore ed è una matrice che ha tanti uni messi in diagonale, tanti uni messi sulla diagonale principale e zeri al di fuori. Matrice identità. Questa qua è 3x3, in generale riuscite a farla quadrata per ogni. E se
simile con questa dimensione, cioè si chiama I. Qualche volta si indica anche la dimensione. Cosa di particolare questa matrice? Che se voi la moltiplicate per un vettore non succede nulla. Di 1 di okay. Per come vi ho definito un prodotto matrice. Cosa vuol dire fare il prodotto dopo una matrice? Vuol dire moltiplicare la matrice per tutte le colonne della matrice dopo. Quindi se voi fate identità per A, se voi fate identità per una qualunque matrice, stessa, ok, la matrice non fa nulla, è l'equivalente di moltiplicare per 1, sia a destra che a sinistra, a patto che sia della dimensione giusta per farlo. Molto particolare che potete fare sono potenze di matrice. Se voi avete una certa matrice, vedete questa quadrata, potete fare A per A. Ok. Possiamo anche chiamarlo A quadro. Vedete, non ci sono ambiguità perché tanto sia A prima che A dopo, quindi è la stessa cosa, cioè non conta davvero l'ordine perché sono uguali. Stesso modo potete fare A cubo. Cos'è? A quadro per A. Oppure A per A. Giusto per farvi un altro esempio, facciamo un prodotto di due matrici di eliminazione che ci servono per l'eliminazione di Gauss. E questa è la matrice che abbiamo considerato prima. Viene lo stesso risultato, però dovete controllare. Perché questo è un caso molto particolare di questa proprietà che vi ho scritto qua. Okay. Quando faccio un prodotto di matrici non importa come metto le parentesi. Okay. Se A uguale B uguale C, questo è A quadro per A e questo è A per A quadro. Parentesi non conta. E poi quando andrete più avanti, facendo l'eliminazione di Gauss, vi servirà qualcosa che fa una cosa di questo tipo. Cosa fa questa matrice? Questa seconda. Stiamo
aggiungendo alla terza riga il multiplo della seconda. Siamo in parte di tutta questa matrice, prima riga con prima colonna N1, questo è facile da fare perché ci sono tanti zeri. Prima riga per prima colonna c'è 1, prima riga per seconda colonna ci sono abbastanza zeri per cui viene tutto 0, prima riga per terza colonna viene quello tutto 0, seconda riga, prima colonna, questo sono 2 per 1, gli altri sono 0, seconda riga per, scusate, neanche questa, seconda riga per seconda colonna. 2 si sconta con 1, 0, l'1 si sconta con 1, lo 0 si sconta con 5, quindi sopravvivono solo 2 1 in mezzo, poi seconda riga, terza colonna, non sopravvive niente, questo 2 si sconta con 1, 0, 1 si sconta con 1, 0, 0 si sconta con 1. Terza riga per la terza colonna, questi sono zeri, qua sopravvive solo 0 per 0, di 0 per 1, più 1 per 5, in fondo sopravvive. Questo prodotto viene, se fate il prodotto scambiato, altro esempio in cui viene qualcosa di diverso, se fate uguale 1 per 1, 1 per 0, 1 per 0, qui resta un 2, qui resta un 1, qui resta 1 0, qui resta, qui cosa succede? Che questo 5 e questo 2 si scontano, quindi viene un 10. 051 per 010, qui c'è un 5, 051 per 001, ok? Quindi questo prodotto in quest'ordine è diverso da quello precedente. C'è un'ultimissima cosa che ci servirà tra poco, che abbiamo detto che quando fate l'eliminazione di Gauss, il passaggio tipico è moltiplicare per una matrice di questo tipo, per matrici che sono fatte così. E in realtà c'è anche un'altra cosa che potete fare quando fate l'eliminazione di Gauss, che è scambiare righe. Vi ricordate? Ho detto che ci sono alcuni casi in cui, per esempio, se abbiamo uno zero qui in testa, abbiamo uno zero qui, non riusciamo a fare l'eliminazione di Gauss perché ci serviva, dovevamo moltiplicare questa entrata qui in posizione 1-1 per un numero e usarla per eliminare questo 3-6, ma non ci riusciamo se sono zeri. Di Gauss, scambiare righe. Qual è la matrice che corrisponde a scambiare due righe? In questo caso diciamo cosa dovete fare. Dovete scambiare due righe della matrice A di questa matrice e continuare.
questa cosa è più semplice vederlo con i vettori. Matrice, perché se è moltiplicato per B1, B2, B3 fa B2, B1, B3. Ok. Chi è questa matrice? È facile vederlo, perché sulla prima riga cosa dovete avere? Sulla prima riga vi deve sopravvivere solo un B2. Quindi dovete avere 0, 1, 0. Ok. 0 volte B1, più 1 volte B2, più 0 volte B3. Sulla seconda riga dovete avere 1, 0, 0, che deve sopravvivere solo B1. Sulla terza riga, 0, 0, 1. Ok, queste sono tutte fatte così, matrici di, sono cosiddette matrici di permutazione. Scambiano entrate, scambiano elementi di un vettore, diciamo non chiamano entrate, chiamano elementi. In generale come sono fatte? Sono tutte matrici che hanno degli uni e degli zeri. Bene, 1, 0 su ogni riga e su ogni colonna. Ok, fatto di identità. Ok, però va bene anche quella, l'identità è una matrice di permutazione. Un'altra è questa. Un'altra, per esempio, quella che si chiama permutazione ciclica. Cos'è questa matrice? È una matrice che se voi girate B1, B2, B3 diventano B2, B3, B1. Matrici di permutazione. Niente, se volete allenatevi un po' a fare prodotti, tanto capiteranno, cioè prodotti e multiplicazioni di Gauss, cioè, per esempio. Verificate che data questa matrice, se voi fate P al cubo viene l'identità. Ok? Se avete voglia di allenarvi a controllare se. Quello che volevo dirvi per ora su come si moltiplicano e sommano le matrici. Facciamo 5 minuti di pausa veloci e poi cerchiamo di applicarlo all'eliminazione di Gauss, ok? Ricominciamo. Non voglio fare ignobilmente tardi. Quindi abbiamo detto che
sul possibile modo di vedere l'eliminazione che adesso abbiamo è questo. Se voi avete un sistema lineare, prendiamo il solito esempio di prima, così non mi sbaglio. 2, 4, meno 2. Fate, voi dovete applicare la stessa operazione a tutte le colonne di A e al vettore B. Quindi cosa facciamo? Prendiamo prendiamoli e scriviamoli tutti nella stessa matrice. Ok, questa è una matrice rettangolare. Questa qualche volta si chiama matrice aumentata. Questa matrice del sistema lineare si chiama A, il vettore determinato si chiama B, questa matrice aumentata vuol dire prendere A, prendere B e metterli uno di fianco all'altro nella stessa matrice. E adesso cosa facciamo? Questa matrice moltiplichiamo a sinistra delle altre matrici. Per esempio, la prima abbiamo detto che dovrà essere questa matrice. Questa matrice corrisponde a fare a ogni vettore a cui l'applichiamo secondo elemento meno 2 volte primo elemento. Scriviamo la per esteso, 1, 1, 1, meno 2, e tutto il resto 0. Se facciamo questo prodotto matrice vettore corrisponde a fare un passo di eliminazione di Gauss, seconda riga meno 2 volte prima riga. Seconda riga meno 2 volte prima riga viene 4, meno 2 per 2 fa 0, 3 meno 9 meno 4 per 2, meno 3 per meno 2 per meno 2, quindi 4 meno 3 fa 1, 8 meno 2 per 4 fa 4, e la terza riga resta uguale. Faceva copiare questa testina qua, l'altro grafica, perfetto. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo quest'ultima matrice che abbiamo ottenuto e gli applichiamo un'altra operazione a sinistra. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare terza riga più prima riga. Se ci pensate un attimo vedrete che la matrice che fa questa operazione questa, che possiamo chiamare U2. Questa matrice sarà moltiplicata da un vettore, cosa fa? B1, B2, B1 per B3. Questa è la matrice che fa, che al passo della terza riga scrive la terza riga più la prima.
usate questo prodotto. Vedete, come vi dicevo, le prime due righe restano invariate. E la terza riga l'ho sommata alla prima. Prima riga per terza riga. Qui viene uno 0, qui c'è un 1, qui c'è un 7 meno 2, quindi 5, e qui c'è un 10 più 2, 12. Questa matrice chi era? Questa matrice era E1, 0. Quella matrice che avevamo costruito accostando a E. Se questa matrice a sinistra diciamo che la chiamiamo E2, il risultato è E2 per E1 per la matrice aumentata A come attaccato B a destra. Okay. Posso scrivere questo come prodotto, non importa in che ordine faccio questi prodotti, perché come vi dicevo prodotto associativo, potrei mettere le parentesi se non adesso riprendiamo questa matrice, qual è l'operazione successiva che dobbiamo fare? 2, 4, 1, 2, 2, 0, 1, 1, 4, 0, 1, 5, 12. Adesso il passo successivo dell'eliminazione di Gauss era uccidere questo elemento, quindi terza riga meno seconda riga. Ok, sommavo molto della terza seconda. Come potete scrivere questo? Come un'operazione di matrice per questo. Qua ci va meno 1. Seconda riga. Sì, quello che cerchiamo di fare però è, se ci pensate, tutte le volte che abbiamo fatto questa operazione finora, abbiamo una riga l'abbiamo tenuta ferma, cioè abbiamo rimpiazzato, per esempio P3, prima cosa facevamo? Rimpiazzavamo B2 con B2 più o meno un multiplo di 1. B3 con 3 più un altro multiplo di B1 con B2, vedete? Qui c'è sempre un 1, non prendete il multiplo dell'altra riga. Tutte le operazioni che... Hai ragione. Funziona anche se tu prendi anche un multiplo di 3 diverso da B2. B2 meno B3, va bene. Potrei fare questo anche se è leggermente diverso, perché adesso davanti al B3 c'è un meno 1, non c'è più un 1. Perché non lo faccio? Perché se fate questo, prima o poi vi verrà voglia di farlo magari in un contesto simbolico in cui può succedere che il coefficiente che c'è qui davanti non sarà un 1, non sarà un meno 1, ma sarà 1, 0. E allora cosa succederebbe? Succederebbe che tu non puoi prendere B3 e rimpiazzarla con B2 più 0 volte B3, perché questo vorrebbe dire prendere il tuo sistema lineare e buttare via un'equazione, e questo non si può fare, perché magari quell'equazione non era soddisfatta. Okay. Hai ragione, non c'è niente di male nel fare il V2 meno V3, però non lo so.
si fa di solito per questo motivo. Adesso scusate, metto un uscello questo perché mi serve spazio, tanto comunque se lo regolerete resta sui video. Avete visto sulla mia pagina web che c'è un link dove ci sono i PDF delle lezioni e anche queste registrazioni, quindi potete riascoltarmi a casa se c'è qualcosa che non vi era chiaro, o se non vi è chiaro neanche se mi ascoltate, se mi riascoltate potete venire a ricevimento. Dicevamo, quindi facciamo questo prodotto. Fare questo prodotto cosa vuol dire? Le prime due righe le scriviamo uguali e la terza riga la trasformiamo in terza riga più meno seconda riga. Quindi qui ci viene uno 0, qui c'è un 5 meno 1 diventa 4, qui c'è un 12 meno 4. E diventa 8. Ok? E questo era quello che abbiamo chiamato eliminazione di Gauss. Se ci fate caso, produce una matrice triangolare superiore. Qui sotto la diagonale ci sono zeri. Quello che abbiamo detto era adesso per risolvere il sistema fate sostituzione all'indietro. Ok? Andate a riguardarvi il sistema. Se andate a riguardarvi il sistema come è diventato adesso, sarà qualcosa del tipo 2x2, scusate, 2x1 più 4x2, no, 2x3 uguale 2, lasciamo 0. La seconda equazione coinvolge solo x2. Adesso vi faccio vedere una variante un po' diversa di questo. Prima continuo a dirvi, questo lo chiamiamo E3, questa alla pagina dopo, la pagina scorsa era E2 e 1 della matrice d'arco sotto D, e quindi questa chi sarà? Sarà E3 volte E2 e 1 l'eliminazione di Gauss corrisponde a moltiplicare a sinistra volta per volta tutte queste matrici E9, una nuova per ogni passo. Adesso dicevo, vi faccio vedere un modo un pochino diverso di continuare. Siamo arrivati a questa matrice. Era 3 AB. La cosa che facciamo adesso è una cosa diversa, continuiamo con l'eliminazione e ritorniamo in alto. Cosa facciamo? Allora, sommiamo alla seconda riga il multiplo della terza, quindi questa è ABC. Nella seconda riga sommiamo un multiplo della terza in modo da trasparire l'elemento che sta qua. Okay. Che multiplo deve essere? Un quarto, esatto. D meno un quarto C. Riga resta uguale e sulla seconda riga cosa succede? 0, 1, 0 e qua ci va 4 meno un quarto per 8, quindi ci va un 2, ok? Ci pensate un attimo.
primo quello che abbiamo fatto corrisponde a moltiplicare a sinistra per questa matrice. Perché corrisponde a quello, poiché 4 4 di 1 di 2 di 3 vuol dire di 1 di 1 di 0 quarto di 3, questo è un di 2 di 1 di quarto di 3. Questo è il solito prodotto matrice vettore con le solite regole. Questa è davvero la matrice che prenderà terza riga e ci somma un quarto. Scusate, prende la seconda riga e ci sottrae un quarto per la terza. Scritto male perché non dovrò scrivere un quarto qua, ma devo scrivere che un quarto per la matrice di prima è uguale a questa matrice. Ok? Questa deve essere la matrice di prima, quindi 1, 4. Ok? Questa è la matrice di prima, che è 3 e 2 e 1 AB, e questa nuova matrice chi è? E 4 moltiplicato per 3, moltiplicato per 2, moltiplicato per 1, moltiplicato per AB. Ok? Adesso riprendiamo questa matrice e continuiamo. Prendiamo questa matrice e continuiamo. Cosa facciamo? Sommiamo alla prima riga, sommiamo un multiplo della terza. In modo da cosa possiamo far sparire se sommiamo un multiplo della terza riga alla prima? Possiamo far sparire un elemento che sta qui, ok? A diventa A più un mezzo C. Ok? Prendiamo A, questo è B, questo è C. La matrice che fa questo lavoro ci pensate un attimo è questa. Forse queste se le scrivo così sembrano un po' magiche, ma in cui le ricaviamo di solito al contrario, no? Questa non so quanto fa. Qua so che deve fare B1 più un mezzo B3 e adesso guardo come devono farsi, come devono essere fatti questi prodotti riga per colonna, perché venga B1 più un mezzo per B3, cosa succede? Deve essere una volta B1 più 0 volte B2 più un mezzo volte B3. Ok? Qua deve venire B2, quindi 0 volte B1 più B2 più 1 volta B2 più 0 volte B3 e qua 0, 0, 1. Ok? Chiaro da dove vengono queste matrici? Abbiamo detto che se prendiamo questa matrice e la moltiplichiamo per quello che avevamo, questa matrice l'abbiamo scelta in modo che qui venisse uno 0. Ok? Perché questo prodotto 4 0 0 1 0. Ok, la seconda e la terza riga restano uguali. Alla prima riga abbiamo detto sommiamo un mezzo volte la terza e quindi viene qui viene
dell'ultima entrata che rimane viene 2 più 1,5 per 8, cioè sappi 2 più 4. E adesso abbiamo quasi finito, l'ultima cosa che voglio far sparire è questa. Questo elemento che sta qui. Prendiamo il solito foto della striscia. Devo prendere la prima riga, A, BC, nel posto di A, considerare A più o meno quante volte la seconda, più 4B. Quindi cosa mi serve? Mi serve una matrice, dato che se la moltiplico per B1, B2, B3, faccia B1 meno 4 B2 B2 B3. A questo punto questa matrice chi è? Qui ci deve essere un 1, qui ci deve essere un meno 4 e uno 0. Sotto avete 0 1 0 0 0 1. Vedete che queste due righe qui sotto sono le stesse due righe della matrice identità. È un modo di dire che alla seconda e alla terza entrata non succede niente. Okay. Succede la stessa cosa che succederebbe se le moltiplicassi per la matrice identità. E quindi facciamo questo prodotto. Questa la chiamiamo, quanto eravamo? Eravamo ai 4, giusto? No. 5, questo sarà il 6, giusto? Il 6 per la matrice con cui eravamo rimasti. No, scusate, cosa dico, la prima riga resta uguale, la prima riga cambia, no, è quello che dobbiamo cambiare. 2, 0, 0 e qui in fondo chi ci va? Ci va 6 meno 4 volte 2, quindi 6 meno 4 per 8 diventa meno 2, ok? E quelle sotto sono uguali. Adesso ho quasi finito questa matrice diagonale, vorrei fare in modo che qui ci venisse un'identità. Ci fosse identità. Ricordate cos'era la matrice identità? Quella con 1 sulla diagonale e 0 fuori. Per fare questo cosa faccio? Devo moltiplicare ogni riga per un certo coefficiente. Buonissima darsi che mi sia sbagliato. Questo meno 2 viene perché abbiamo fatto seconda riga, meno 4, scusate, prima riga A meno 4 volte la seconda. Quindi ho fatto 6 meno 4 volte per 2. 6 meno 4 per giusto. Benissimo, abbiamo questa matrice. Moltiplica la prima riga per 1,5 e la terza per 1/4. Okay. Come
come faccio? Anche questo mi piacerebbe scriverlo con una matrice. Voglio la matrice che prende gli elementi alla prima riga, e ogni elemento alla prima riga, e moltiplica in mezzo, quindi voglio che venga un mezzo B1, B2 mi va bene così com'è, e qui voglio che venga un quarto B3. C'è la matrice che devo mettere qui, che fa questo lavoro. Qua ci va un mezzo B1 più 0 B2 più 0 B3, quindi adesso un mezzo 0 0, 0 1 0 e 0 0, un quarto. Ok. E questa la chiamiamo, non è proprio uguale alle altre, però possiamo chiamarla con una E anche lei. Questa era E7. Quindi, E7, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4, 2, 8. Ora, prima riga abbiamo detto la moltiplichiamo per un mezzo, 1, 0, 0, quindi qui ci viene un meno 1, seconda è uguale, e la terza la moltiplichiamo per un quarto, quindi viene, scusate, non 2, viene 1, 1. Qua resta un 2. Ok? Ora, tutte queste operazioni erano operazioni che non modificavano le soluzioni del sistema. Tutte le cose che abbiamo fatto erano sommare a una riga un multiplo dell'altra, sommare a un'equazione un multiplo dell'altra. Ok? E adesso cosa sono le equazioni? Come sono rimaste queste equazioni? Qua abbiamo il delta, quindi c'era 1, 0, 0, x1, x2, x3, uguale, meno 1, 2, 2. Ok, quindi scritto per esteso. X1 uguale meno 1, x2 uguale 2, x3 uguale 2, ok? Da qui leggiamo al volo cosa succede, qual è la soluzione del sistema. Ok. Questa è la soluzione. Ok. Questa è una versione leggermente diversa dall'eliminazione di Gauss. Si chiama eliminazione di Gauss-Jordan. Jordan si scrive come Jordan, insomma, come giocatore di basket. Però è un nome francese, ovviamente, quindi si pronuncia in modo diverso. Cosa abbiamo fatto? Rivediamo un attimo. Siamo partiti da una matrice fatta così. Uso queste x per dire roba che non mi interessa, progetto, per dire dei numeri diversi da zero. Abbiamo sommato alla seconda riga un multiplo della prima. A questa riga abbiamo sommato un multiplo di questa. In modo da ottenere uno zero qua. Abbiamo sommato alla terza riga un multiplo della seconda, in modo da ottenere uno zero qua. Abbiamo fatto? Scusate, ho detto alla seconda, abbiamo sommato alla terza riga un multiplo della prima. Adesso sommiamo alla terza riga un multiplo della seconda. Quello che otteniamo è 1, 0 in più,
era quello che sapevamo già fare, l'eliminazione di Gauss. Adesso torniamo indietro. Sommando multipli della terza riga riesco a far venire uno zero qui. Sommando di nuovo multipli della terza riga riesco a far venire uno zero qui in cima. Passaggio successivo è così. Infine moltiplico per una sostante. Prima vado a far venire degli unti. Ok. E una volta che ho finito, qui c'è la soluzione. Ok. Questa cosa l'abbiamo fatta per un esempio 3x3, però spero che si capisca che esattamente nello stesso modo si riesce a fare con sistemi più grandi o più piccoli. Ogni passo prima usate le equazioni sopra per eliminare equazioni sotto. Prima usate, qua usavate sempre la prima riga, poi seconda riga sulla terza. Il secondo passaggio all'indietro è usate le equazioni sotto sulle equazioni sopra. Qui usate la terza riga per sommarla alla seconda. Così via. Poi usate la seconda riga per sommarla alla prima. E questa cosa torna particolarmente comoda per quando dovete risolvere, cioè questo modo di fare i conti torna particolarmente comodo quando dovete risolvere più sistemi insieme. Perché? Adesso cosa succede se voi avete un nuovo sistema lineare, diverso da quello prima, con la stessa A, ma con un B diverso? Diciamo che voglio risolvere tanti sistemi lineari con la stessa matrice. Per esempio questa. Una volta con questo termine noto, una volta questo e una volta matrice sarà uguale a 0,01. Adesso non ho più un sistema lineare, ne ho tre. Stessa matrice, diversi termini noti. Se voi vi dimenticate di cosa c'è qui, tutto il pezzo di sinistra è uguale. I conti che facciamo sulla matrice sono uguali. Quindi abbiamo sommato e sottratto le stesse righe. Quindi gli elementi che stavano sull'ultima colonna restano sull'ultima colonna, non cambia nulla. In particolare possiamo prendere tutte le ultime colonne e scriverle tutte qui. Ok? E fare i conti qui, per esempio, che conti dovremmo fare? 0, 1, 0, 0. Qui cosa succede? Alla seconda riga sommate mezza volta la prima, quindi qui viene 0, qui viene 2 meno un mezzo, qui resta meno 1. Qua viene, sono 6, 2 meno un mezzo,
Repubblica, sono andate 2, siamo fortunati, non c'è niente da fare perché qua c'è già uno 0. Passaggio successivo. Dobbiamo far sparire questo 1 e quindi sommiamo alla terza riga 2/3 quella sopra, ok? 2/3 tra 3/2 fa 1, quindi qua verrà 1 e la fanno 0. Meno 0 e qua viene 2 meno 2/3, quindi resta 4/3 e qua continuo, questi restano uguali, in mezzo 0, no scusate, alla terza riga abbiamo detto sono 2/3 volte. Quindi qua ci sarà 1/3, 1/2 per 2/3 e qua ci sarà un 1 per 2/3. Quindi 2/3, 1. È esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto prima, solo ci sono un po' di frazioni in più, perché sono fatti due matrici diverse. Qua è una cosa, cioè, qua è una cosa interessante, cioè, perché stiamo facendo questo procedimento con tante colonne in più qui? Perché quello che abbiamo fatto, se voi cancellate queste due colonne, e tenete solo la prima, quello sarà esattamente l'eliminazione di Gauss-Jordan per il primo sistema, per lui, ok? Se voi cancellate queste due colonne e tenete solo quella in mezzo, diventa l'eliminazione di Gauss-Jordan per il secondo sistema. Se voi cancellate queste due, diventa l'eliminazione di Gauss-Jordan per il terzo sistema. Quindi stiamo risolvendo tutti e tre i sistemi contemporaneamente, in un certo senso. Abbiamo visto che tanto poi questa riga dopo dovremo moltiplicarla per 3 quarti. Moltiplichiamola subito per 3 quarti, non cambia nulla. Sto semplicemente prendendo un'equazione e rimpiazzandola con 3 quarti volte lei. Finché non la rimpiazzo con 0 volte lei va tutto bene. Qui c'è andrà 1, la sto moltiplicando per 3 quarti, ho detto qui c'è andrà 1 quarto. Qui ci andrà due terzi per tre quarti che fa due quarti, in mezzo se volete. Finito, continuiamo. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il pezzo in cui si va in su. Sommiamo alla seconda riga un multiplo della terza.
seconda riga dobbiamo sommare una volta la terza adesso. 0, 3 mezzi, 0, qua viene un mezzo più un quarto, 3 quarti, qua viene 1 più 2 quarti, quindi 3 mezzi, e qua viene 3 quarti più 0, quindi 3 quarti. Ok? A questo punto cosa faccio? Altra operazione recita, prendo la seconda riga e la moltiplico per 2 terzi. Moltiplico per 2 terzi e viene un mezzo, qui viene un 1 e qui viene un 3 quarti per 2 terzi, che fa un mezzo. Vedete? Tutti questi frammentatori si semplificano. E appena lo lascio uguale. A questo punto cosa mi resta da eliminare? Mi resta eliminare questo 1. Faccio eliminare questo 1, sommo una volta la terza riga. Questo è A, questo è B, questo è C, mi devo interessare lei con A più B. 2, seconda e terza riga restano uguali. E sommo una volta la terza, quindi mi resta 3 mezzi, 0 0, qui viene 1 e qui viene un mezzo. A questo punto continuo come prima, che divido quest'ultima riga per 2, fin quando qui a sinistra mi viene un'identità. È stato complicato. Cosa abbiamo ottenuto qua? Questa l'identità abbiamo detto, se buttiamo via tutto e teniamo solo questa colonna, spero di avervi convinto che questa è la soluzione su uno di AX uguale 100. Vedete, siamo partiti da questi tre sistemi. Questa matrice chiamiamola A, questa era AX1 uguale 100, soluzione. Soluzione del sistema con questo termine noto e a terza, quindi fuori, questa è la soluzione di AX uguale 001. Ok? Se mettete queste tre colonne insieme,
questo è un altro modo di dire che ha per questa prima colonna 3 quarti, un mezzo, un quarto. Seconda colonna ha per un mezzo, uno, un mezzo, fa 0, 1, 0, e infine ha per un quarto, un mezzo, 3 quarti, fa 0, 1, 0. Mettete tutto insieme. Abbiamo detto che come era definito il prodotto matrice vettore? Il prodotto matrice vettore era definito come, scusate, il prodotto tra due matrici, come applico la matrice A a tutte le colonne che ho dopo. Sì, hai ragione, scusate, typo. Ho detto 001, ho scritto 001, hai ragione. Se io metto tutte queste colonne insieme, se io prendo tutta questa matrice, che cos'erano? C'erano 3 quarti, un mezzo, un quarto. L'idea era, abbiamo tre sistemi da risolvere, li facciamo tutti insieme. L'abbiamo fatti come termini noti, come vettori. Adesso è un sistema lineare, queste 3 colonne, abbiamo ottenuto 3 colonne dalla precedenza. Vedremo la prossima volta perché questo è importante. Lungo lavoro. Abbiamo ottenuto una matrice P, tale che A per D è uguale alla matrice di P.